Paola e Roberto Cecconi è una giovane coppia carnica e di professione fanno i malgari, smentendo che questo mestiere sia un mestiere vocato solamente per le persone anziane. Anzi, è una strada da percorrere per molti ragazzi e per molti giovani che possano trovare un equilibrio, un connubio ideale tra il lavoro e anche la bellezza della natura. Le malghe infatti sono dei grandi pianori in pendio rivolti a mezzogiorno, quindi solatito per tutta la giornata tra i 1500 e i 1100 metri. Roberto e Paola hanno questa malga, la Malga Tuglia, che è sotto le Dolomiti Friulane a Forni Avoltri, a 1600 metri, e l'impressione che ho avuto quando ho assaggiato questi formaggi è stato prima il colore giallo intenso. Mi ha spiegato perché le bestie vanno a scegliersi le migliori erbe, le quali in quella zona hanno un'alta percentuale di carotene, e poi il profumo di questo formaggio che è straordinario, si colgono le erbe, si colgono i fiori e alla fine in bocca è grasso, lungo in bocca e ha un retrogusto leggermente amarognolo, e questa è l'impostazione del gusto e la caratteristica del gusto del formaggio di Malga. Agosto è il mese migliore per andare a scegliere i formaggi di Malga, perché le mucche sono già salite da due mesi, vanno su verso metà giugno e dopo tornano a scendere prima dei freddi verso metà settembre. Quindi si sono stabilizzate, la loro vacanza, le mucche vanno in vacanza anche loro, beate loro, tre mesi in montagna, sono stabilizzate, il loro equilibrio fisico è perfetto e i pascoli cominciano in agosto, hanno la qualità migliore. Per cui il formaggio d'agosto è un formaggio anche che si può invecchiare a lungo, può essere tenuto per 12 mesi ed è veramente straordinario. Il Malga è un capolavoro della natura e dell'uomo messi insieme. La regione negli anni 90 ha varato un progetto lungimirante che ha riattivato molte malghe, sistemando le strade, preparando l'accesso anche ad un turismo che si sta sviluppando di qualità, concedendo a queste malghe di fare agriturismo, di fare anche una semplice ristorazione, e soprattutto si può andare a comprare i prodotti che lì si producono. Non dimenticate il burro e non dimenticate una borsa frigo da mettere in macchina per portarvi a casa i prodotti e salvarli dal caldo.